Buongiorno, stamattina alle 7:30 sono alla sveglia di mio marito. E com'è che questo si è messo la sveglia alle 7:30? Si alza e dice: stamattina niente scuola per tutti, oggi niente scuola per tutti, si va in un posto. Noi non sappiamo dove ci porta. Marco è salito in macchina e andiamo, destinazione a sorpresa, gita familiare a sorpresa. Dice Marco: com'è contenta? Sei felice, amore? Sei felice? E non ve lo dico Marco. Ciao Marco, ma tu sei felice di questa giornata a sorpresa? Mamma, che gioia, è gioia da tutti i poli. Metti la scintura che partiamo. Chissà, non potevamo non venire dalla limonata a coscia aperte qui a Napoli. Ci puoi dire come si fa? Allora, limone, acqua frizzante, aceto di bicarbonato, la tipica bevanda napoletana delle 400 anni. Che spettacolo. Modico prezzo di 2,50 per digerire. Vai, vai Marco, vai. Vai, non molla, non molla, bevi, bevi Marco, bevi. Oh, se non ce la fai più, stop. Marco non ce l'ha fatta tutta. Iniziamo a digerire la sfogliatella che ci siamo mangiati. Arrivederci, ci vediamo dopo. Comunque ragazzi, dove c'è il murale sotto Maradona è uno dei posti più visitati di Napoli. Ci sono un sacco di turisti. Beh, bellissimo. Siamo venuti qui per vedere il murale di Maradona, che non c'eravamo mai stati, almeno io, 41 anni, non c'ero mai stata. Oggi ci siamo venuti, ma raga, una salita con la sedia assurda. Abbiamo fatto un po' io, cioè più mio marito che io. È un po', l'ho detto. Ciao! Comunque adesso siamo nei quartieri spagnoli. Ciao Marta! Marta, senti, ma tu mo... Allora, noi la sfogliatella già l'abbiamo mangiata. Dove vuoi andare adesso? A mangiare che cosa? Che cosa? Marta, non vedo l'ora di andare a mangiare le frittatine di pasta. Crocche, aragi! E che fai? Vieni a Napoli e non vieni a mangiare la nennella. Ciao Fabio! Guarda a mangiare la ovviamente tutto misto e free alien. Bene, ma buon appetito. Marco, guardi la pure anche, Marta, se ti si può dolente e fai da lì. Inizia la storia.